un esercente della via Primo Settembre, voi denunciate un'isola che non c'è di fatto, perché non c'è quest'isola? Cioè perché tutti i mezzi possibili e immaginabili ci passano, a qualsiasi ora, anche controsenso, salgono e scendono, a partire dai taxi che non hanno il permesso, dovrebbero salire da sopra perché i parcheggi sono dall'altra parte della strada, la sera sì, soprattutto i ragazzi che parcheggiano tranquillamente come una volta, non gliene frega niente, insomma, se c'è il divieto all'entrata lì sotto per non passare, è completamente deserta, non c'è un arredo, non c'è una pianta, non c'è una panchina, né si fanno ogni tanto magari qualche evento per attirare gente, perché qua è diventato un mortorio. Io ho un po' di isole vedonali, le ho viste e non hanno l'idea di che cosa siano, perché poi dicono che è una nostra sottocultura il fatto di non volere l'isola. Noi un'isola la vogliamo, ma vogliamo un'isola che sia un'isola. Questa non è un'isola e tra le altre cose tendo proprio a esagerare, perché se noi non siamo contenti qualcuno ci deve ascoltare, è il nostro diritto dire non siamo contenti e non è vergogna tornare indietro e dire abbiamo sbagliato. I tassisti riuniti nel sindacato in quest'isola pedonale hanno degli interessi, nel senso che questo tratto di via Primo Settembre è importante per voi, per il traffico dei turisti, per i taxi, i bus scoperti, i trenini. Proprio adesso avete dovuto far scendere i turisti che stavano raggiungendo Piazza Duomo, li avete lasciati a piedi. Qual è la vostra richiesta su quest'isola? Ma la nostra richiesta è che sia sempre funzionale per tutti. Questo signore ha un orario che ne rispetta nessuno, che deve andare da questi signori che si stanno lamentando, perciò di conseguenza è un problema di controllo, solamente di controllo. Noi siamo regolamentati, siamo controllati in tutto e per tutto, e posso dire che noi oggi, per noi dare un servizio così non completo, per noi è solamente un dispiacere. Noi siamo totalmente autorizzati a transitare in questa strada, noi siamo regolamentati da un orario dove noi abbiamo prima dell'inizio della stagione, dove depositiamo alla mobilità urbana, dove diamo tutti gli orari delle partenze e gli orari di uscita, di conseguenza noi siamo in perfetta regola.